L'evoluzione, o meglio l'involuzione del canale Albani di Fano è sotto gli occhi di tutti. Passato da fonte di energia green a piccola oasi faunistica amata da moltissimi fanesi e turisti per la presenza di varie specie di anatidi insediatisi per la maggior parte autonomamente ed in piccola parte immessi da privati cittadini animati dal solo scopo di rendere questo anonimo corso d'acqua un posto migliore, si è trasformato nella tomba per migliaia di pesci prima ad acquitrino con pozze d'acqua putrescenti e mortifere per i pochi palmipedi rimasti poi. Ma non è solo l'acqua a ristagnare ora, tutta la situazione è caduta nell'oblio con un rumoroso silenzio di istituzioni e proprietà del canale, Enel Green Power nella fattispecie, sul futuro del canale stesso. Ora, dopo la desertificazione, le erbacce ed i cannicci stanno avendo il sopralluogo sul posto, a tutto vantaggio di bisce e topi e altre specie molto poco rassicuranti per le case adiacenti al canale. Ma quale che sia il futuro di questa struttura, un gruppo di cittadini vuole percorrere la strada del consenso popolare per far valere le proprie volontà ed aspettative sul corso d'acqua attraverso una diffusa raccolta di firme iniziata proprio in questi giorni per poi presentarle a chi di dovere. Sembra che la maggior parte almeno dei cittadini fanesi la pensano così. È partita questa raccolta firme non ideata da me, premetto, ma da un gruppo di cittadini, anzi sono soprattutto tre insegnanti, e appunto sì, per riattivare l'oasi ornitologica, ma anche per, diciamo, gestire un po' meglio il canale Albani, perché insomma, visto com'è adesso, è una cosa abbastanza incresciosa, quindi si vorrebbe cercare anche di collaborare, di chiudere tutte queste polemiche anche con l'Enel, più soprattutto con il Comune, perché soprattutto sono state con loro, per cercare di costruire al limite anche qualcosa insieme di più bello per la città e di fruibile per tutti. Ci sono dei punti nei quali si può andare per sottoscrivere questa petizione popolare? Sì, esatto, e per esempio qui in via Roma ce ne sono diversi, c'è l'edicola qui vicino al Ponte Storto, c'è la tintoria lì davanti, c'è la libreria Rivelli, c'è il Bar Roma, poi dopo in centro credo che ci sia la tabaccheria dell'Arco d'Augusto, c'è l'altra tabaccheria vicino alla caserma, mi sembra che si chiami Ferretti, c'è la parafarmacia My Pharma in via dell'Abbazia, spero di non essermi il supermercato Col in via della Giustizia, più altri cittadini che si danno da fare da solo, così tra conoscenti, amici o tra quelli che sanno che hanno a cuore questa cosa.